meno spazio mi dai, anche se io vado a bloccare così, lui passa. Tanto questo, se lui vuole agganciarmi, gli basta già. Ce la fa già. Tutto quello che mi concede in più, a meno che non è una punta che lo usa anche, lo toglie da davanti, quindi lo accorcia e mi dà più spazio per andare a fare il disarmo. Okay? Quindi uno tiene un ritmo, okay? Dove, allora, guardate, non questo, dove non c'è pressione. Okay? Metto pressione verso di lui e lui rilassa le spalle. Guardate i miei angoli, uno, due, così vado per i miei angoli. L'altro mette in orizzontale, quando lui arriva, uno, defletto. Defletto. L'idea è che lui entra
Io sento la sua pressione e vado indietro per metri di quanto e di quello che è entrato lui. Quindi è come se io mi appoggio. E vedi che adesso eravamo legati. Nell'altro modo si nota che non c'è. Deve essere così. No, come facevamo prima. Okay. Nel senso che vieni piano. Allora, io attacco. Ok, vedi. Vieni. Ok, vedi che mi sta mandando lui indietro. Se io non vado indietro lui mi ha chiuso. Io vado indietro. Perché stiamo allenando le entrate. Vieni. Quindi. Ok, vieni. Vedete che io lo faccio entrare, vado indietro, perché se no mi chiude. Vedete che siamo molto vicini. Io imparo adesso perché come se siamo qua, io sono più vicino. Vedete che ho aspettato, non ho fatto. Quando lui entra, vedete che mi sono mosso per la fresca. È lui che mi fa andare indietro. Perché io rimango morto quando mi faccio. Assolvo il suo movimento. Facendo così posso contenerlo, se no non si è uniti uno con l'altro. Non è una batteria. Sì. Proviamo, lavoriamo così, piano, non è questione di velocità, posso andare anche piano. Aspetta la minuta, ok. Sul tuo attacco, se vuoi recuperare adesso devi fare un passo in più. Ok,
se no sono giochi di pressione. Attacchi, l'effetto, il tuo movimento entra, tu recuperi il tuo spazio per non farti chiudere. Ok?